sono rimasto sempre molto legato a questa regione, a questa terra. Sono felice di lavorare finalmente in questo teatro meraviglioso, gestito in maniera egregia, e quindi anche complimenti alla Fondazione Molise Cultura per tutto il lavoro che sta facendo. È una terra straordinaria che merita sempre di più e molto di più. Detto questo, vi racconto un po' perché sono così legato e per come ho tentato di tenere acceso questo legame, cercando ogni volta che potevo di trovarmi un link, come si dice oggi, a questa terra, a questi luoghi. La prima volta è successo 20 anni fa, più di 20 anni fa, quando ho fatto Non ti muovere. Decisi proprio per omaggio anche a questi luoghi, alla mia famiglia, di ambientare la parte finale, il viaggio finale che Timoteo fa con l'Italia, in questa terra. E giriamo dalle parti di Boiano, a Sepino, la città romana, luoghi magnifici. Nella preparazione venni ad incontrare giovani attori e giovani attrici, perché sapevo che c'era un bel fermento di talento, e feci tanti provini. In particolare feci un provino ad una ragazza che mi colpì moltissimo, perché era silenziosa, abbastanza forastica, molto riservata. Le feci un provino, rimasi abbastanza abbagliato dalla misura, dall'essenzialità, dalla leggerezza, e le chiesi di fare un altro provino. Fui talmente colpito che pensai di proporle addirittura la parte di Italia della protagonista. Poi il cinema va per altre zone, va per altri luoghi, e non accadde. Però ero rimasto talmente colpito e sedotto da quella libertà, di quel talento lì, che le chiesi se voleva partecipare al film, un piccolo ruolo, il ruolo dell'infermiera. Lei accettò, perché solo chi ha talento ha anche umiltà, accettò, e quindi è nel mio film, è Paola. Credo che il modo migliore per mandarle ancora un sorriso sia quello di dedicarle io la fatica di questa sera, nella sua terra, nei suoi luoghi. E i vostri applausi li dedichiamo tutti a Paola. E le mandiamo anche, aspetta, le facciamo ascoltare una canzone che sono sicuro le piacerà, perché le era piaciuta.